Buongiorno. Madonna, che luce. Guardate che bel panorama. Disordine, no vabbè. Ho mangiato troppo. Però adesso mi vado a bere il tè di frittiglia così mi sgonfio. E ho messo la salopette di jeans con il costume sotto. È troppo fashion queste cose. Per amore, tra l'altro questo è un costume nuovo, troppo bello. E adesso andiamo. Andiamo amore, andiamo. Ogni mattina il mio percorso detox inizia con una tazza di tè tropical e i cereali tropical che mi piacciono tantissimo. Tra l'altro questi sono i miei preferiti, anche il tè tropical. Eccolo qua. Il tè tropical è proprio il mio preferito, ragazze, sa di ananas, è buonissimo. E mi piace sosteggiarlo, lo bevo freddo, quindi siamo andati prima a fare una bella corsetta, poi ho bevuto questo qua e mi sento leggera e in forma. C'ho anche le babbucce qua dell'hotel e dovrei leggermi questo libro che mi sono portata. Mi voglio proprio rilassare, mi piace troppo questo viaggio detox rilassante all'insegna della forma e della salute. E vi ricordo che solo per questa occasione ci sarà il codice sconto Carlita20, quindi sfruttatelo al massimo perché lo sconto del 20% è tantissimo e potete comprare sul sito tutti i prodotti Fitvia. Approfittate perché più comprate più risparmiate, fate una bella scorta perché il 20% è veramente tanto. Basta che andate sul sito e inserite Carlita20 nel codice promozione e vi scala, vedete proprio che vi toglie i soldi, quindi fa un bello sconto. Io vi consiglio tutti i miei prodotti preferiti, questi qua, ma anche tutti gli altri tè, Superfruit, Fitberry, anche i cereali, sono tutti buoni. Poi ci sono anche tante borracce, tante cose carine, andate a vedere sul sito. Sto venendo con le babbucce, io mi devo mettere le scarpe, no vabbè ragazze. Comunque, voi spesso mi chiedete, ah Carita, come fai a stare in forma, come fai a stare in forma? Io anche mangiando magari comunque molto, grazie a questi prodotti Fitvia comunque mi tengo in forma ed è molto semplice stare in forma, avere una pancia piatta, perché comunque questi prodotti ti aiutano a depurarti, accelerano tantissimo il metabolismo, quindi anche se ti concedi un piccolo sgarro comunque va bene berti questi prodotti, soprattutto dopo pranzo, dopo cena ti sgonfi e stai in forma. E quindi io mi trovo benissimo. Yeah! Pancia piatta. Mua. Buongiorno. Buongiorno, amore mio. Noi andiamo a fare colazione. Sì, andiamo a fare colazione. Yeah! Buongiorno, buenos días, amore. Siamo ancora qua a Lanzarote, abbiamo fatto una fantastica colazione, io ho un bellissimo costume, non è troppo bello? E questo qua che me l'ha regalato il mio amore, praticamente è tipo una maglia, diciamo vestitino, un po' larga, fatta così, con i ricamini, troppo carina qua. È fatta così? È bella amore? È troppo bello. Che bellissimo. Grazie amore. E poi mi sono messa questo fermaglietto e mi sono fissata con la fascia ai fermaglietti. Comunque la cosa bella qual è? Che io voglio fare le treccine. Sì, mi sono fissata amore, oggi dobbiamo andare così, ma devi fare le treccine e io corro. No, questo è fissato. Madonna. Quello ci vuole minimo mezz'ora. Sì, no, un'oretta. Ok, vabbè. Per ora andiamo a mare. Prendi la borsa e andiamo, amore. Andiamo. Andiamo, le maschere. Sì, ho preso anche le maschere. Le nostre maschere che ci invidiano tutti. Allora, amore. Gira il coso qua. Guardate com'è bella l'uscita dalla nostra camera d'albergo. Vediamo questo panorama bellissimo. Oggi vogliamo fare la moto ad acqua, giusto amore? E quindi non sappiamo se occorrono solo i soldi ma anche il documento.
Comunque ragazze, non pensavo, ma mi trovo benissimo con... Voi pensavate chissà cosa vi dovessi dire, no, una cazzata. Però veramente volevo dare questo consiglio. I corti mi trovo molto meglio, io l'ho sempre portati lunghi perché pensavo che i corti fossero stati meno gestibili. Invece no, fluido che ho io per capelli nostri e ricci a Carità Shop. Vabbè, comunque a prescindere da questo, qualsiasi prodotto, vi vengono mossi naturali. Quando state al mare li potete gestire meglio, così non vi dovete fare la piastra. No? Io non li asciugo neanche, li asciugo all'aria. E ve lo dice una che c'è capelli a pazza, non essere ingrifati. Molto molto, cioè ogni estate io li farò sempre corti. Perché... Amore! Amore! Come no? Amore, quanto è scemo! Apri, è rimasta la borsa qua. Amore, sei un cretino, amore mio. Ma aspetta, devo prendere un attimo. Guardate il caos della nostra stanza. Devo prendere questa, amore, perché si sta scaricando la batteria. Io c'ho sempre batterie. Io sarò una donna felice quando avrò batterie illimitate, che non bisogna ricaricarle. Andiamo, amore. Hai preso il documento? Sì. Bravo. Ops. Mi ho dimenticato la chiave. No, amore, che cazzo. Davvero? Dentro? Questo documento ce l'ho. Sta scherzando? Vabbè. Oh mio Dio, adesso? Lasciate la... dobbiamo, diciamo la cameriera che sta qua. Camerer? Excuse me? Ah, questa è una scema, sì, delizia. Esatto. Ah, che scemo. Infatti, metti questo nel tuo marsupietto. Oh, mio amore, è tutto scemo. Ragazzi, comunque la cosa bella, noi dobbiamo fare un'escursione, visitare Lanzarote, che è un'isola vulcanica, la sciorta delle sciorte, perché Carlita lo sapete che è una sfigata. Ma io basta, poi ti lascio, perché tu sei troppo sfortunato. Ma vi giuro, cioè praticamente che hanno fatto... ci vado prima in studio. Hanno fatto uno sciopero di tutti i cosi turistici e non si fa più questa escursione che dovevamo vedere questa... tutti i vulcani, dovevamo fare il giro sul... No, il... come si chiama? Il cammello. La cammellata. Comunque, ma dopo... Non la marmellata, la cammellata. Vabbè, noi però adesso se andiamo sulla moto ad acqua, non ci frega proprio. Tu se lo dici, altro come ad acqua, senza benzina. Senza benzina. Però la cosa bella, dobbiamo dire che, diciamo, è bello questa possibilità che abbiamo avuto con Fit Via. È stata una cosa bella perché comunque vi abbiamo potuto far vedere attraverso i vlog, questa, vi facciamo vedere questa bellissima isola, quindi devo magari prendere... per qualcuno di voi che deve andarci a Lanzarote. Quindi ringraziamo tutti Fit Via che ci ha fatto fare Fit questo... Via! Ci ha fatto fare questo viaggio. Fit Lenox. Via! Fit Via ci ha fatto fare questo viaggio detox stupendo, all'insegna del benessere, della salute, del relax, con i suoi tè fantastici, tè, muesli, tante cose. Vai! Entriamo senza pagare, come cacciatori di serie, come Carlita e Dario, come il crimine, aprite tutte le porte, sta entrando Carlita e Dario. Non si paga con grazie. Ragazzi, se potete fare una vacanza venite con noi. Amore, ah, stanno facendo la lezione, amore, la volevamo fare anche noi la lezione di cosa è? Che bello, ma è bellissimo. Sorridete, siete su Carlita Dolce. Amore, io vado a fare la lezione. Suave, suavecito. Pochito, pochito. Yeah. Bella, ma che lezione è secondo te questa? Amore, balla. Amore, vieni, balla. Questa è una piscina artistica, ragazzi, perché è stata costruita da un pittore famosissimo ed è acqua di mare, cioè un patrimonio, sì, è un patrimonio culturale, quindi è bellissimo. E poi di là abbiamo il mare. Amore, il mare è stupendo oggi. Te lo llevo porque tengo que ir a Playa Blanca. Entonces cuando baje de Playa Blanca paso a dejarte el dinero. Perdona, Pich, se me olvida completamente. Sí.
difficile. No aguanto ver el otro como dice que es el dueño. Siamo venuti qua per fare la moto ad acqua. Non so dove ci troviamo. Non so cosa succederà. Quando la escuche quiero. Ragazzi, facciamo finta che siamo in acqua perché non potremo riprendere, perché abbiamo paura che ci cada in acqua e poiché diciamo questa fotocamera sta a più di 1000 euro, mi dispiacerebbe, però sono proprio mortificata. Cioè la stessa istruttrice mi ha detto non te la portare perché cadono in acqua e cioè dobbiamo comprare la moto d'acqua. Speriamo almeno possano riuscirci a fare qualche foto. Mi comprerò la moto d'acqua. Dai, grande. Sarà un'esperienza fantastica. Peccato non poterla condividere con voi. Ecco, li stanno venendo a prenderci, sì. Carlita sulla moto d'acqua, ragazzi. Già qua cadiamo in acqua con la moto d'acqua. Io faccio la moto sportiva. Sì. Scadina. Ma guarda, guido senza mani. Oh, sei bravo, devo dire la verità. Con la moto spinta sei bravissimo. Allora ragazzi, stiamo qua. Siamo qua in un posto, faccio vedere, abbandonati a noi stessi. È stata un'esperienza proprio tremenda, vero amore? Cioè sì. Praticamente è successo di tutto di più. Allora, prima di tutto ci hanno portato a mare aperto, proprio dove mezzo al mare. Mare agitatissimo, mare aperto. E poi ci ho messo sulla moto. Prima, quando la guidava Dario, ok, tutto a posto. A un certo punto, però, che Dario guidava la moto, la barca che ci ha accompagnato si era allontanata e ci siamo cappottati. Ci siamo trovati in mezzo al mare. Lui è la moto d'acqua. E lui, Dario, aiuto! E noi, mamma mia, non sapevamo come girare la moto. Vado, casino. Poi l'abbiamo girata. Poi faceva freddissimo, faceva freddo, sì. Si gelava e tirava un vento pazzesco, faccio la braviola io ancora, cioè stavo tipo morendo. Poi tutto questo decido io di portare la moto, ci invertiamo di posto e praticamente io come la pazza, come una forsennata, praticamente tutte le onde, boom, 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 salivamo, cioè sembrava di salire sulle onde in cielo e poi boom, boom. Comunque era troppo bello, però alla fine mi sono fatta prendere da questa guida pericolosa e praticamente a un certo punto cosa è successo? La moto non funzionava più, cioè Carlita ha rotto la moto, la sfiga. Andava a 8 km orari. Sta moto non funzionava più. Questo dalla barca viene, la prova pure lui, dice incredibile. La moto non funziona perché poi è spagnolo, non capiamo un cavolo. Comunque lui l'ha attaccata con la fune, ha detto in tempo spagnolo, adesso andiamo là, ve ne do un'altra, perché noi abbiamo fatto alla fine 20 minuti, dobbiamo fare, abbiamo pagato 40 minuti 100 euro, tra le altre cose. Vabbè. Comunque diciamo ok, questo sempre ci porta sul motoscafo, lui correva come un pazzo, bu, 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 portando la moto che non funzionava, io gelata, io freddo, 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 tutto sto vento, mal di testa, mi scoppava la testa, beh comunque tutto questo. Cosa succede? Perdiamo la moto, si rompe il cavo della moto. Questo spagnolo, oh mio Dio, altro problema, io facevo, sono io la sfiga, incredibile. Comunque alla fine di tutto, cosa è successo? Ce lo sono venuti a prendere con un'altra moto e ci hanno dato quest'altra moto e abbiamo fatto altri 20 minuti di sofferenza, sì. Perché alla fine io mi stavo gelando. Piano. Poi alla fine ce ne siamo andati e adesso ci hanno portato qua e quella che ci ha accompagnato qua, perché stiamo un po' lontani dal nostro albergo, praticamente già ci aveva detto che la dovevamo aspettare. Noi stiamo qua abbandonati senza un euro e abbiamo portato giusto i 100 euro della moto. Però sono stati molto carini, ci hanno fatto andare nel bagno qua privato, ci hanno fatto fare la doccia. Cosa importante è che io stavo morendo di freddo, mi sono fatto una doccia bollente, mi sono scongelata praticamente. E quindi niente, questo è tutto. Si è ripreso. Ciao. Meno male che sto con mio amore. Sì. Sei con me? Sì. Mi ha fatto un gran bollo. L'acqua. Sì. Questo costume è bello, vero amore? Bellissimo. Ormai una delle critiche che adesso è una di moda fare le critiche, adesso cosa mi stanno dicendo? Si è più rifatta di Belen.
sei più rifatta di balena. Tu che ne pensi, amore? No, amore, non lo so, tu non sei rifatta. Infatti. E se lo dice mio amore, che sono tutta naturale, vero mio amore? Tutta naturale. Sì. Naturale. Stiamo vedendo le foto che ci hanno fatto mentre eravamo sulla moto, amore, guarda. Sì. Ah, oh, vabbè, bellissime. Ah, questa è bella. Tu che sei caduta e io che cerco di prenderti. Dammi la mano. Sì. Belle, vero amore? Mm-hmm. Adesso ce la dà questa foto, amore? Ma si guarda. Sì. Sono furbi. Belle. Ciao, non si voleva portare la foto. Guarda io. Guarda io. Ciao. Guarda amore. Guarda tu, guarda la tua gamba, dove cazzo sta, amore? No, vabbè, bellissimo. Guarda come stiamo in alto qua. No, vabbè. Guarda la tua gamba, ma che facevi con queste gambe tu? Sfocate, guarda questo, amore, che sembra una pazza. Yeah! Bellissima. Yeah! Questa è bella, eh? Sono tutte belle. E quando guidavi tu? Outfit della serata, amore, mantieni. Faccio vedere anche il mio outfit con questo pantaloncino bianco, molto carino. Ti piace, amore? Sì. Pantaloncini bianchi, scarpe basse oggi perché ieri ho sofferto tantissimo, c'ho le bolle sui piedi. E poi questo top che è nuovo, l'ho comprato di recente, vi devo fare il video haul. Sui capelli non ho messo nulla perché mi voglio fare le treccine e spero tanto che ci sia questa, fammi le treccine, vero amore? Sì, andiamo. Avevo messo questo sopra così è più fashion. Io mi sale e mi adoro. Siamo? Carlita dal parrucchiere. Parrucchiere a Lanzarote, guardate che bella sedia che c'è da fare. Lei è Senegal, però qui siamo a Lanzarote. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Questa cosa qua non troppo stretto, perché qualche anno fa io dovetti sciogliere mal di testa, poco più largo. Voi tu brava, stretto, io non ce la faccio. Male capo. Guarda come mi capiscono dopo il tutto. Ragazzi, Carlita dal parrucchiere si sta facendo i capelli. Ecco. No. No. Sta decidendo cosa fare. Questa è una domanda da $1,000,000. Farsi capire fra tutte e due. Questa è bella. Ha tratto lo stesso. La figlia di Nancy e Davide viene così. Vieni a va? Vero? Wow. Mm. Sì, viene così, cioccolatino. Vieni a va bene. Come ti chiami? Genaba. Genaba. Ciao. Che bella. Grazie. Tu la quiero así, quiero que te... Grazie, missione riuscita. Missione compiuta. Treccine. Treccine. Avete visto com'era bella quella bimba? Geneba. Geneba. Quella così sarà la figlia di Nancy e Davide. Sono troppo felice, ragazzi, mi sento proprio una lanzaronita. Una panzaronita. Poi loro sono senegalesi, amore mio. Una panzaronita. Yeah! Vi piacciono, ragazze? Mi sono fatte fare quelle là sciolte. Cioè che praticamente in testa dovrebbe essere un po' più larga. Poi io lo dicevo sempre: ti prego, non me le fare troppo strette, non troppo strette. E loro sono state tanto brave che penso non me le avevo fatte troppo strette. Adesso le sento un po' strette, però vabbè, sono appena fatte. Comunque mi hanno tirato tutto il tempo, ragazze. Spero solo che resisterò e non le scioglierò, perché dall'ultima esperienza... Amore, ti ricordi dove dovete andare a mangiare? Sì, adesso dobbiamo trovare il ristorante. Ci vediamo dopo, se no amore ha fame. Siamo troppo tristi perché nel ristorante che volevamo andare non c'era posto, cioè abbiamo aspettato 2 mezz'ore e poi siamo andati via e siamo venuti alla fine correndo in hotel a cenare.
E niente, io ho preso un po' di antipasto con insalatina varia, gamberi eccetera. Poi ci sono tutti questi assaggini piccolini che non so cosa siano, ma noi proviamo tutto. E poi qua ho preso un po' di riso, un po' di carne, un po' di cose mischiate. Mi vorrei portare il tabasco. E mia moglie addirittura ha preso 3 piatti pane. Allora, questo che cos'è, che amore, questo? Carne. Carne bianca. E questo che cos'è? Ah, la paella, va bene. Ok, buon appetito, amore. Buon appetito. Piatto pulito. Mio amore mi fa acqua e limone anche a Lanzarote. Vero, amore? Yummy. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá siempre.